Avevo una casa. Avevo un lavoro. Avevo una buona istruzione, mi ero laureata. Ero un atleta di prima divisione. Tuttavia, non riuscivo a essere felice. Avevo gettato via tutto per la droga. Sapevo soltanto che avevo bisogno di smettere di soffrire. In quel momento l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che dovevo andare a casa. E non conoscevo nessun altro modo per farlo. La mattina seguente, o uno o due giorni dopo, non ne sono sicura, mi svegliai. Avevo tanto freddo. Non riuscivo a muovermi e mi spaventai. Rimasi sdraiata lì probabilmente per 8 ore, finché non riuscii a recuperare le mie forze fisiche e mentali da riuscire a scendere a valle. Credo di aver dormito per 2 giorni. Alla fine la mia coinquilina venne da me e mi disse: «Sono molto preoccupata per te, ma cosa sta succedendo?» Iniziai a piangere e le raccontai esattamente cosa avevo fatto. Mi portò subito al pronto soccorso e fui ricoverata in un ospedale psichiatrico. Sapevo perfettamente cosa dovevo fare dopo. Mio fratello è sempre stato un modello da seguire per me in tutta la mia vita. A casa sua riuscivo a provare qualcosa di diverso. Sentivo questo amore e il modo in cui la sua famiglia comunicava, sapevo che era ciò che volevo. I passi seguono un certo ordine per una ragione specifica. Credo che il 7° passo sia dove si trova perché, dopo aver confessato ogni tuo sbaglio, improvvisamente iniziano ad accadere tutte queste piccole cose. Queste sono le debolezze caratteriali che ci hanno portato a fare ciò che abbiamo fatto. Al 7° passo ho chiesto al Padre Celeste di porre rimedio alle mie mancanze. È successo qualcosa di estremamente potente, spirituale e sacro. Ho sentito le braccia del Padre Celeste attorno a me e ho sentito il suo amore. Ho capito che tutto sarebbe andato bene. In quel momento mi è stato detto chiaramente che avevo del lavoro da fare. Non era qualcosa che sarebbe stato facile superare. Tutti hanno problemi, tutti hanno delle prove. Alcuni giorni però farcela sembra impossibile, persino con il programma, persino con il Vangelo. Uno dei motti che continua a ripetermi è: Dio dà le battaglie più difficili ai suoi soldati più forti. Non sono allegra tutti i giorni, ma sono in pace. Qualsiasi cosa sia accaduta nella mia vita, sapevo che se avessi accettato il suo piano e fossi stata onesta in merito alle mie debolezze, tutto sarebbe andato bene.